Parlare di comuniterre per noi è diventato normale, naturale, anche se comuniterre è un termine che non esiste, perché è un neologismo, nel dizionario non c'è. Per noi e anche diciamo a livello europeo con il suo contraltare Commonlands, invece è un nuovo termine e significa comunità e territorio, due concetti molto importanti che di fatto sottintendono tutta la portata del progetto. Il Parco Nazionale della Val Grande è l'area wilderness completamente selvaggia più estesa delle Alpi. Territorio di circa 15.000 ettari che parte dal Lago Maggiore, quindi dall'entroterra verbanese fino all'Ossola. I comuni del parco sono 13, 10 sono i comuni che riguardano le terre di mezzo. Sono i comuni che si collocano nella fascia che va da 0 a 800 metri e partono da Urano e arrivano fino a Trontano. Questi territori, come tutto il territorio del parco, sono pieni di segni dell'uomo che ci sono all'interno dei nostri paesi e anche all'interno degli alpeggi, un tempo abitati o oggi in parte quasi completamente disabitati. Quindi segni che riguardano il patrimonio immateriale, quindi la storia, la cultura, le tradizioni, ma anche il patrimonio materiale, quindi gli edifici storici, le chiese, i lavatoi, i forni, gli alpeggi. Questo territorio è in parte ben conservato grazie al lavoro dei cittadini, in parte da recuperare o recuperato con alcuni interventi che il parco ha fatto in questi anni. La sfida è quella di non perdere questa memoria, di non perdere la memoria del nostro territorio e di non perdere la memoria delle tradizioni delle nostre genti. Comuniterre o Commonlands in Europa e in inglese è il progetto che è stato riconosciuto nell'anno 2020 all'interno del catalogo di buone pratiche da parte del Cultural Heritage in Action. Proprio quest'anno abbiamo l'occasione di ospitare una visita, una cosiddetta peer visit, cioè un apprendimento tra pari. E questa occasione è assolutamente fondamentale perché quando vengono degli scambi, delle aperture, certamente la possibilità di apprendere, di coevolvere diventa maggiore. Siamo stati individuati nell'ambito di un tema fondamentale che è quello della governance partecipata e quindi anche dell'attivazione del patrimonio che ne consegue. È la popolazione che è stata coinvolta di questi 10 piccoli comuni per mappare, raccontare una storia, un'identità, che però non è un patrimonio culturale ingessato alla memoria e quindi lontano, ma diventa il mezzo per proiettarsi nel futuro e per condividere dei percorsi insieme. Comuniterre è un progetto che nasce nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, è un percorso partecipato che ha avuto riconoscimento a livello europeo dall'Associazione Europea dei Parchi. Comuniterre è un progetto civico ed è un progetto partecipato. Diciamo che è un progetto civico perché ci siamo rivolti alla Civitas, ci siamo rivolti alla comunità locale, ai cittadini. È un progetto partecipato perché della partecipazione, con la partecipazione abbiamo costruito una prospettiva di azione e di lavoro complessiva. Questo ha consentito di mettere a punto una consapevolezza tra i cittadini, una consapevolezza che è diventata anche progettualità, prendersi cura del proprio patrimonio. Comuniterre è un progetto che la Fondazione Comunitaria del Verbano Clusi-Ossola non poteva non approvare, non fare proprio. È un progetto che vede le persone di una comunità di montagna unirsi per riscoprire le proprie origini, il proprio passato e farne una sfida per il futuro. Il passato e il futuro passano attraverso il presente di questa comunità che riscopre se stessa e ci dà un esempio straordinario di cosa voglia dire mettersi insieme, fare squadra in una realtà di montagna che oggi vive lo spopolamento, che si sente periferia abbandonata, ma da questo si esce accettando la sfida del futuro. Noi come fondazione questo dobbiamo fare, aiutare la comunità che crede in se stessa. Il
Nel ventaglio dei patrimoni culturali, artistici e naturalistici custoditi in Italia, il Piemonte è sicuramente una regione i cui contenuti rappresentano al meglio il bagaglio di espressioni tipiche della cultura mitteleuropea. La conservazione e la valorizzazione di questi gioielli, ricevuti in eredità dai nostri padri, viene spesso confusa come un'operazione il cui unico scopo è quello di mantenere vivi nel tempo dei simboli di cui siamo diventati soltanto temporaneamente depositari e perfino a volte estranei. Il progetto Comuni Terre è un progetto invece attivo, il cui scopo è quello di far rivivere la memoria di luoghi e comunità attraverso esperienze sensoriali e culturali, non soltanto con la finalità di trasportarle da un tempo all'altro. Il progetto capovolge dunque lo schema di un ricordo perpetuo e astratto di storie e persone, abilitandoci così a partecipare imparando i luoghi delle nostre identità, di cui vogliamo continuare ad essere protagonisti e non soltanto spettatori. Dal 1991 la Convenzione delle Alpi costituisce la base giuridica internazionale per una vita sostenibile nelle Alpi. Rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali fa parte degli obblighi stabiliti dalla Convenzione e dalla successiva Dichiarazione Ministeriale Popolazione e Cultura. Dopo un fenomeno di spopolamento nel secolo passato, le Alpi stanno gradualmente riguadagnando abitanti. Infatti siamo oggi più di 14 milioni di abitanti, la più grande popolazione su questo territorio nella storia dell'umanità. Anche il cambiamento climatico e la pandemia di Covid-19 stanno spingendo gli abitanti delle pianure a ripopolare la montagna. L'aumento della popolazione non è però omogeneo. Le iniziative locali come il progetto Comuni Terre sono una base essenziale per riflettere sul luogo dove viviamo e per plasmarne il futuro. Lo stesso vale infatti nell'affrontare altre sfide come i pericoli naturali, dove il coinvolgimento attivo della popolazione è una parte fondamentale della governance. Quando siamo partiti nel 2016 ci eravamo proposti tre obiettivi da raggiungere. Il primo era quello di attivare un percorso partecipato con le comunità. Il secondo era quello di riuscire a coinvolgere le comunità e soprattutto l'immenso archivio di materiali di questo territorio che raccontasse la storia degli uomini e delle donne che hanno vissuto negli anni la loro cultura. E con questo siamo riusciti a costruire un archivio digitale che è disponibile. Un altro risultato importante era costruire la mappa di comunità. E oltre 60 gli incontri, workshop, i focus group che sono state fatte con la comunità. E assieme a loro si è poi iniziato a progettare insieme delle attività culturali. Una di queste attività che ha riscontrato molto successo e che è stata apprezzata dalla popolazione è stata l'organizzazione dei comuni tour. Questi tour guidati dove le guide sono gli abitanti delle comunità. Nel 2018 11, nel 2019 16, per circa complessivamente 1500 partecipanti. Comuni Terre è un progetto che si è distinto anche sul piano della ricerca scientifica, in quanto è stato emblema di un processo partecipato che è stato capace di evolvere da un percorso iniziale di mappatura di comunità in un percorso di azioni sistemiche sul territorio, quindi un percorso a medio-lungo termine. In seguito al lavoro delle mappe di comunità, la popolazione ha proseguito il lavoro con la realizzazione e la posa di targhe, più di 300 targhe con QR code, per segnalare la rete e il sistema di questi beni del territorio nei luoghi in cui sono collocati. Sulla base di questa attività le comunità hanno dato via ad altre progettualità, tra cui un set di cartografie per mettere in luce la collocazione dei beni del patrimonio e da queste creare attività e servizi di sviluppo sostenibile del territorio e di turismo. Credo che l'input importante che il progetto ha dato ai partecipanti sia stato quello di renderli attori protagonisti e loro quello che hanno deciso di raccontare del loro territorio l'hanno fatto attraverso immagini, tour e tradizioni.
Questa visione d'insieme, un vero e proprio sistema territoriale che vive grazie alle sue componenti, porge ora lo sguardo verso il progetto ecomuseale. Di per sé un progetto ecosostenibile che fa dialogare il passato con il futuro. L'ecomuseo è sì un luogo, ma è anche qualcosa che può essere la piazza, può essere un momento di incontro, l'agorà, cioè qualcosa che diventa luogo di confronto, luogo di progettazione per il proprio futuro.